campionare d'autunno Fiera del Rosario è la dimostrazione del fatto che gli imprenditori comunque hanno voglia di riemergere. Da parte della regione cosa si sta facendo per l'economia? Beh, gli imprenditori hanno voglia di riemergere, ma soprattutto l'hanno sempre dimostrato anche durante questa crisi economica che ha perdurato per un decennio. E quindi oggi il fermento si vede tutto, c'è bisogno dell'istituzione. Oggi abbiamo lanciato anche un messaggio di far squadra, di far lobby territoriale, c'è il comune di San Donà, c'è la regione Veneto, ci sono i parlamentari, si è parlato tanto di bandi periferie, di risorse che possono arrivare. Io ho detto giustamente, credo che quando arriva anche 1 milione di euro in questo territorio noi sappiamo moltiplicarlo, perché siamo in grado di fare impresa, fare economia, ma soprattutto creare presupposti ottimali per le nostre imprese, per i nostri artigiani e commercianti oggi qui presenti. La richiesta che ogni anno è crescente di spazi da parte degli imprenditori è dimostrazione del fatto che le imprese credono nel progetto di rilancio della campionaria, quindi della fiera. Questo è il segnale più importante. Tutte le fiere stanno calando, quella a Rosario cresce. Tutti vogliono esserci, abbiamo dovuto fare anche questo nuovo stand perché non c'erano spazi a sufficienza. Quindi il segnale è molto importante. Le imprese ci credono, ma ricordatevi che le imprese ci credono solo quando fanno anche business. Quindi vuol dire che in fiera si vende. E questa è la cosa importante, perché altrimenti i costi che sopportano per spostare e per la logistica di tutti i loro materiali è oneroso. Se vengono è perché trovano una gratificazione dal punto di vista economico. Una bellissima occasione anche per l'azienda sanitaria, che è la più grande azienda del Veneto orientale, che sono i 2500 dipendenti, per entrare sempre più in contatto con la nostra popolazione, per un rapporto sempre più vicino con la nostra gente, mettendo a disposizione i nostri primari, i direttori di unità operativa, questi 3 giorni che si alterneranno per fare degli screening, per fare delle consulenze a tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla sanità. Una sanità a chilometri zero, una sanità sempre più forte vicino al cittadino. Diletta Sperotto, Miss Veneto 2018, lei è la madrina di questa edizione della campionaria d'autunno e della Fiera del Rosario. Allora, prima volta che arrivi da queste parti, qual è stata la tua impressione? Beh, sicuramente è stata un'impressione molto bella, perché è una fiera proprio generale, perché c'è qualsiasi tipo di stand, infatti mi piace molto e spero di godermela ancora di più nel pomeriggio, e sono molto onorata di essere qua e spero di divertirmi. C'è un aspetto di novità rispetto all'edizione dello scorso anno, visto che oggi il 40% di questi capannoni sono già stati trasferiti come proprietà alla cantina sociale, che ringrazio per la disponibilità che hanno dato per accogliere anche questa edizione. Vogliamo completare questo percorso e quindi alienare dal comune anche la restante parte, il 60%, completare l'acquisizione dello spazio con frutta e anche di quello prospiciente la linea ferroviaria, e dare continuità a quel progetto che la città sta aspettando di tanti anni, vale a dire il polo intermodale, che sarà l'avvio di una trasformazione che interesserà San Donà per i prossimi 30 anni.